Allora, è un gioco. Ok. Un listen and repeat. Ascolta e ripeti. Ok. Non dovete fare altro che ripetere l'espressione in napoletano. Ok? Direi iniziamo da Joe. Ok. Voi? Sì, via. Ok. In Naples we don't say, are you still talking? A Napoli non diciamo, stai ancora parlando? But we say, why sputen wagen der? Sputen wagen der. E sputen wagen der. A sputen wagen der. Ok, quasi, quasi. Fai anche il gesto, ti aiuto. Ok. E sputen wagen der. A sputen wagen der. Ma sto parlando del tedesco. È quasi tedesco. E sputen wagen der. Eccolo. E sputen wagen der. Non ti arrabbiare, tu sei quasi napoletano. E fai un falsaputello, no? Quasi. Un po' di parte. Vabbè, già ci siamo. Ci, okay, siamo. Ci siamo. Andiamo avanti. Fede. Vai. Non difficile, please. Ok. In Naples we don't say enjoy your life, but we say e magnatella un'emozione. Vai, Fede. Vai, Fede. E magnatella un'emozione. Sei napoletana? Sì. Sì. Mara, sei pronta? Sì, pronta. Ok. In Naples we don't say get off me. A Napoli non diciamo levati di dosso, but we say cinema cool. Cinema cool. Brava Mara. Mi inchino veramente. Frank. Sì. Vabbè, cioè, però non è valido, dai. No, proviamo, è una prova per tutti i giudici. So che ce la fai. In Naples we don't say goosebumps. A Napoli non diciamo pelle d'oca, but we say oh freedom goal. Che bello, continuerei all'infinito. Bravo. È vero. Ok, ultima. Sì. Ho bisogno della collaborazione di Mara e Joe insieme. Ok. In Naples we don't say break a leg. Break a leg. But we say vai Joe. Aspetta. Vai. Ammarona tua compagna. Bravo Joe. Bravo. Ammarona la compagna. Brava Miriam. Cosa ti porta su questo palco? Perché ho un dubbio. Ah! Cioè, il mio dubbio è com'è essere un uomo? Nel senso che io sono una donna, no? Sono perché ho... Cioè, sì, ho controllato che c'è... No. E mi piace essere una donna, io adoro essere una donna, mi piace fare tutte quelle cose anche meravigliose, incredibili, no? Che facciamo noi donne, tipo la ruota quando le mie cose... andare da mia mamma e dire, mamma... Ho un fastidioso prurito intimo. Mi piace avere il sesto senso, no? Lo sapete, il sesto senso femminile, il senso di colpa. Io amo essere una donna, però mi chiedo sempre come sarebbe essere un uomo. Non lo so, Federica, se anche tu magari mentre nuoti, no, te lo chiedi, come sarebbe essere un uomo? Mi piacerebbe svegliarmi una mattina e radermi, capito? In posizione eretta, dignitosa, così. E non sempre così. Vorrei svegliarmi la mattina, aprire l'armadio e dire stamattina non so proprio cosa mettermi. Mi staranno meglio i pantaloni o i pantaloni? Com'è essere un uomo? Com'è avere torto? Non mi capita mai, non... O vorrei anch'io poter... Magari
magari scegliere fra 200 categorie diverse di YouPorn, no? Dovrebbero farle anche per le donne, con quelle cose un pochino che piacciono a noi, tipo addominalato, pancetta, stempiatino, piastrellista, ingegnere, Alberto Angela. Com'è quando un meccanico ti parla come se fossi una persona normale? Che capisce? Non lo so. Oh, Frank, scusa, tanto siamo fra di noi. Cioè, com'è sedersi su una propria palla? È bruttissimo! È più la sorpresa o il dolore? Io mi chiedo, no? Come si innamora un uomo? Perché anche voi uomini, no? Vi innamorate e soffrite per amore e venite lasciati. Ecco, se le cose vanno male nella vita, per una volta, invece della solita amica, vorrei un amico che mi dicesse: ma sì, dai, tanto il mondo è pieno di figa. Ma perché me lo chiedo davvero? Mi chiedo, com'è usare lo spazzolino vibrante solo per lavarsi i denti? Cioè, lo possiamo usare anche noi, però che spreco, no? Però non sono venuta qua per lamentarmi, eh? Cioè, anzi, è bello essere una donna. Come dicevo prima, spesso, per esempio, a noi donne fanno una marea di complimenti. Io sono arrivata qua e tutti a dirmi: ma come sei bella! O quando faccio gli spettacoli c'è sempre, no, quello che viene e ti dice: cavolo, sei brava, cioè, sei brava, sei davvero brava per essere una donna. Grazie, che carino! Sei davvero gentile. Molto gentile per essere un coglione. L'altro giorno mi squilla il telefono all'alba. Dico: ma mo chi è a quest'ora? Ma non lo sanno che io all'ora di pranzo dormo. Dico: pronto? Pronto, Claudio Sciara? Dico: sì. Senti, lo so che te potrà sembrare uno scherzo, ma ci devi credere, sono Enrico Brignano. Sì, sì, ci credo. Te ci credi che io sono Sandra Milo e mi sono appena alzata dal letto? Vabbè, Abignà, che me devi dire? Dice: guarda, io qui a fianco a me c'ho il mio agente, mi ha detto che t'ha vista una serata, ha detto che sei un ragazzo proprio simpatico, uno semplice, uno alla mano, uno che si incontra la mattina al mercato. Dico: senti, se ti riferisci al chilo di cicoria che t'ho pagato l'altro giorno, è inutile che mi sta a coglionare. Io: no, non te sto a prendere in giro, sono Enrico Brignano davvero. Io: vabbè, Brignano, che me devi dire? Dice: guarda, io devo girare un film con una grossa produzione e mi serve un attore che mi fa la parte di gommista. Ma ho scelto proprio uno come te. Ma uno come me come? Uno come te, un po' capanza, bruttarello, pelato. A bruttarello. Dico: vabbè, ma che dobbiamo fare? Ci dobbiamo incontrare? Dice: sì, guarda, ci vediamo domani mattina in zona Prati al bar Giovanni, lo conosci? Dico: sì, il bar Giovanni lo conosco. Dico: però io sto a Ciampino qua, è lontano, mi costa 6 euro. Dico: scusa, te sei Brignano, un po' vieni te. Dice: senti, non è che posso sta a perdere tempo con te. Dico: vabbè, Brignano, vengo io domani mattina al bar Giovanni. Così la mattina ho preso coraggio, sono andato al bar Giovanni, come sono entrato dentro, ho guardato, c'era Brignano. Brignano che aspettava a me. Dico: ammazza, 6 euro spesi bene. E pensavo, l'ultima volta per vederlo al Sistina, 50 euro in terza galleria. Allora dico: ciao Enrico, sono Claudio. Dice: chi? Claudio Sciara. Ammazza, proprio puntuale come i professionisti. Dico: hai visto? Cioè, guarda, vieni qua che facciamo subito il contratto. Contratto. Dico: senti, dico, Brignà, scusami se te lo dico. Dico: ma io sto periodo sto a lavorare, faccio piano bar, io suono e canto qui ai Castelli Romani la sera e mi danno 75 euro a sera e più mi danno la cena. Te qua che me dai? Cioè, come che te do? Qua sono 7.000 euro per una settimana di lavoro. 7.000 euro. Dico: buono. Dico: senti, ma me la date la cena? Dice: certo che te la damo. Lì c'è il ristorante, se no te danno il cestino. Il cestino come asilo.
Dico, scusami, Rico, dico, però per me questa è una cosa troppo forte. Dico, c'ho paura. Per me ci devo pensare, ci devi pensare. Ma quando ti ricapita più un'occasione così? Quando ti ricapita, te devi svegliare. Svegliate, sveglia e so tua madre. Ah, ma che mi ha svegliato? E certo che ti ho svegliato, ha telefonato Enrico. Enrico chi? Brignano. Ma quale Brignano? Enrico il fruttarolo qua sotto, ha detto senti sbriga, andai a pagare la cicoria, ti fa una faccia così. Che cosa ti porta sul palco di Italia's Got Talent? Ma niente, io volevo solo condividere una cosa con voi che ho capito durante la quarantena. Cioè, praticamente io non c'avevo niente da fare, nulla. E allora mi sono messo a sfogliare il Vangelo e mi sono accorto di una cosa, del primo miracolo di Gesù. Cioè, perché Gesù ha fatto un sacco di cose, no? Cose importanti, credo. E il primo miracolo, insomma, qual è il primo miracolo di... E ho scoperto che, non so se lo sapete, il primo miracolo è la trasmutazione dell'acqua in vino. Cioè lui, la prima volta che ha usato i suoi... Superpower. Esatto. Ha trasformato delle botti d'acqua in botti di vino durante un matrimonio. Praticamente i suoi poteri, la prima volta, li ha usati... per l'open bar, praticamente. Come, cioè, adesso io, beh, però come concetto, io ho detto, ma come? Cioè, io ho cresciuto ad Avengers, Dragon Ball, nella periferia lombarda, mi sono immaginato, cioè, mi immaginavo un primo miracolo, tipo, oh, cioè, qualcosa di grosso, no? E allora mi sono immaginato come dovrebbe essere il primo miracolo per colpirmi. Allora, seguitemi. Allora, Gerusalemme, okay. Strada di Gerusalemme. Da una parte c'è Gesù che cammina con gli apostoli, no? Gesù non ha ancora fatto miracoli, quindi è un ragazzo che cammina, cioè, e dice cose tipo, no raga, voi tranquilli, ma niente, voi gli ultimi saranno i primi. Dall'altra parte della strada un gruppo di bulletti della zona di Gerusalemme che fanno cose da bulletti, cose così. Cammino, il capo dei bulletti vede il gruppo e fa la tipica scena dei bulletti, no? Si avvicina e fa... Oh. Oh, cos'è che ci abbiamo qua, eh? Cos'è che fate qua nella nostra zona, eh? Cosa fate nella nostra zona, eh? Si arrabbia. E Gesù, raga, tranquilli, porgete l'altra guancia, tranquilli. Oh, senza problema, eh? Mi raccomando, come vuoi insegnare? Come vi ho sempre detto, eh? Testa, raga, testa, eh? Testa. Poi il bulletto lo vede, lo riconosce e fa... Oh. Ma io te ti conosco. Te sei quel... Sì, te con l'aureola, sì, te. Te sei quello che va in giro a dire che è il figlio di Dio? E Gesù? E allora? E quindi cosa? E quindi cosa? Eh? E allora? Cos'è? E gli apostoli? Oh, frate, tranquillo. Oh. Oh, lascialo parlare, sei migliore di lui, frate, sei migliore di lui. No, no, tranquillo, tranquillo, quindi cosa? Il bulletto continua, gli fa. Secondo me tu non sei figlio di Dio. E Gesù? Ce l'hai con me? Secondo me tu non sei nessuno. Gli apostoli così. Così, il pugno di Gesù che si stringe, si slaccia il kimono, tipo, non so, immaginato così, e inizia, lasciami perdere, non sei nessuno, lasciami perdere, non sei nessuno, lasciami, non sei giunto, Gesù si arrabbia e... vola a 3 metri tipo Iron Man, cioè, con i raggi qua, e tutti, oh, oh, e dall'alto Gesù, non parli più adesso, non parli più. Poi non sa volare bene perché è il primo miracolo, capito? Quindi è un po'...
cade, cade, cade. Gli altri, oh, tranquillo, tranquillo. E il bulletto, oh, no, no, tranquillo, oh, colpa mia, mea culpa, mea culpa, mea grandissima culpa, mea culpa. E gli apostoli dietro, sì. Lui è il nostro signore. Pau, pau, pau. E invece, open bar. Vabbè, è così. Grazie. Bravo. Ciao. Tutto bene? Insomma. Tosta. Come ti chiami? Sono Amedeo Abate. Ok. E da dove vieni? Da Milano. Sei molto triste di venire da Milano? No. Come mai sei qui questa sera? Stasera vorrei darvi un consiglio molto importante. Ascoltate bene. Bene, ti ascoltiamo. Niente, era questo il consiglio. Ah, ok. Ascoltate, giusto? Sì. Soffro di disturbo della quiete pubblica e anche disturbo di personalità multiple. Praticamente mi disturbo da solo. Sono come un camaleonte in una busta di M&M's. Se ti va bene. Sono una persona concisa. L'altro giorno ho comprato un pesciolino e l'ho chiamato... E come lo scrivi? Avevo la ragazza. Sì, però l'ho lasciata. Tu l'hai lasciata? Sì, l'ho lasciata. E con ragione anche. Era gelosa, gelosissima. Mi perseguitava, stava sempre con me. Nella foto del passaporto c'è anche lei. Sì. La solitudine mi ha creato tanti problemi e per risolverli vado dallo psicologo. Ci vado da tanto tempo. Quando abbiamo cominciato era il mio pediatra. Quando vado allo psicologo, poi esco e comincio a pensare. Mi faccio domande importanti. Ogni quanto dobbiamo lavare un pigiama? Cosa succede se una donna prende il Viagra? Vola! Ma soprattutto, perché dalla caffettiera da tre escono due tazzine? Ho finito. A causa dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici, il nostro pianeta sta per collassare. La missione è quella di cercare nuovi mondi abitabili. Per questa missione epocale, dagli Stati Uniti è partito John McBride. Oh, say can you see? Dalla Francia è partito Jacques Florent. Dalla Russia Vladimir Kotlovich. E dall'Italia abbiamo scelto te, Francesco Damiano.
sarà un viaggio eroico, sì, pericoloso, sì, e senza ritorno. Viaggiare informati, in collaborazione con la Polizia Interstellare Galattica, vi segnaliamo, a causa di un incidente, un lungo incolonnamento nel raccordo anulare di Saturno. Ripetiamo, 28 milioni di chilometri di coda sulla Saturno Reggio Calabria.